Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e oggi cominciamo a parlare un po' di battaglie. Vi dico subito che io sono stato in passato più un mercante che un militare, che un condottiero. Una volta non c'erano le spedizioni, non c'erano i campi di battaglia, non c'erano neanche le CVG originariamente. Io giocavo ad avanzare di era, ad accumulare. E infatti in questa città che io sto nell'età coloniale, in realtà sto un po' indietro come da un punto di vista militare. Ho sì, anche alcuni edifici, questi del basso medioevo, questi dell'età coloniale, però ho degli edifici militari molto bassi, cosa che adesso è altamente sconsigliata, perché se no nelle spedizioni, nei campi ci si blocca. Io ho giusto la Guisgrana, ma sta al terzo livello. Ho Zeus, sta al quinto livello, quindi come edifici sto effettivamente all'età del ferro. Come edifici militari. Allora, per fare questo video, io ho messo parecchi edifici militari dell'età del ferro, vedete, qui ho dei legionari, qui ho le baliste e così via, e volevo fare un po' di esercitazioni proprio sui militari dell'età del ferro, che sono quelli più interessanti, perché chi comincia inizia da qui. Poi quello che vale per i militari dell'età del ferro sostanzialmente vale anche per le altre ere, è chiaro, ogni era ha le sue particolarità, però volevo cominciare qui proprio con dare delle generalità sull'esercito, sulle battaglie, su come ci si comporta, sui diversi tipi di unità. Chiaramente, stando nel coloniale, per fare le battaglie nell'età del ferro, come faccio? Nelle spedizioni, nei campi troverò tutt'altro, nei vicini pure potrei trovare di tutto. Allora usiamo, ma soltanto proprio a un fine didattico, usiamo il territorio delle GVG, le guerre fra gilde. Io ho partecipato poco alle guerre fra gilde, non le conosco neanche molto bene, però in questo video e nei successivi le utilizzeremo soltanto per avere la possibilità di combattere con le unità del ferro. Quindi ho messo parecchie caserme di unità del ferro, sono ben fornito di militari, vedete, se qui metto unità del ferro, ecco, da caserma, questi sono tutti militari da caserma. Quindi ne posso proprio tanto, possiamo fare un po' di prove. Sarà anche interessante a fare delle prove proprio per imparare a conoscere l'unità. Per esempio, pensavo dopo questo video generico di fare un video dove attacchiamo soltanto con i cavalli, o soltanto con le baliste, o soltanto con i legionari. Quindi per vedere proprio la differenza di possibilità che ha ogni tipologia di unità e imparare bene a conoscere ogni unità per poi utilizzare sempre quella più opportuna. Ok, allora partiamo con queste GVG, ma insomma, tanto per vederle. Da questo pulsante si accede alla mappa delle GVG. Questo non si può fare da telefonino, perché queste sono le guerre tra gilde tradizionali, non i campi di battaglia. Ma il nostro fine non ha importanza, perché io voglio soltanto farvi vedere le battaglie dell'età del ferro. E le battaglie dell'età del ferro, se io le faccio dalle GVG o se le faccio dalle spedizioni, non cambia niente. Quindi quello che dico potrà essere usato anche in tutte le altre tipologie di battaglia. Ok, andiamo nella mappa dell'età del ferro. Ok, io l'altro giorno ho cominciato a fare qualche prova, vediamo se c'è ancora. Sì, c'è ancora il settore che ho attaccato. Questa è una gilda piccola, quindi non ci daranno troppo fastidio. A parte che c'è un mondo inutilizzato, quindi anche se ci eliminano l'assedio non serve a niente. Ok, entriamo allora in questo settore. Vedete, queste spade verdi indicano che c'è un assedio da parte della mia gilda. Ok, allora entriamo nel settore. Io qui ho il mio esercito d'assedio che ho dovuto mettere per assediare, vedete, ma hanno questi puntini rossi significano che i padroni del territorio hanno fatto una serie di battaglie, perché se mi uccidono il mio esercito d'assedio, il mio assedio finisce, ma a noi non ci interessa, semmai ne facciamo un altro per assedio. Vediamo invece i loro eserciti, qui ho i loro eserciti, vedete, su alcuni ci metto sopra il mouse, non mi dice niente, non mi dice che unità militari ho, perché non è mai stato attaccato, vedete, qui sono tutti pallini blu. Invece, dove c'è un esercito con i pallini rossi, mi dice da che cosa è composto. Vedete, tre baliste, due legionari, due soldati e un tamburino militare. Quest'altro esercito, sei baliste e due furfanti. E quindi io non posso scegliere, perché l'esercito lo sceglie lui quando io faccio la guerra, però già posso sapere che aspettarmi. Allora, adesso io volevo farvi conoscere un po' le varie unità, quindi in questa prima battaglia proviamo a mettere un po' di tutto. Io ho a disposizione, vediamo prima le unità. Dunque, ho a disposizione 5 tipologie di unità. Se clicco su questo pulsante, me le fa vedere tutte. Se clicco su questi 5 pulsanti, mi fa vedere soltanto le unità di un dato tipo. Quindi, qui abbiamo unità veloci. Le unità veloci sono in sostanza i cavalli. Poi abbiamo le unità pesanti, i legionari, le unità leggere, i soldati, e qui abbiamo anche i furfanti. Poi parleremo quando avremo occasione anche dei furfanti.
Poi abbiamo le unità d'artiglieria, le baliste, e infine abbiamo le unità a distanza che sono gli arcieri. Ogni unità ha un significato diverso, quindi bisognerebbe, almeno quando sappiamo qual è l'esercito nemico, non sempre lo sappiamo, per esempio se attacchiamo un vicino andiamo a sorpresa, però quando lo sappiamo, per esempio nelle spedizioni, nei campi, mettere un esercito adeguato all'esercito che dobbiamo combattere. Adesso io, indipendentemente dall'esercito che mi gradirà, metto un po' di tutto. Io posso mettere soltanto 8 unità in attacco, quindi se ne metto una di ogni tipo, non mi basta, cioè non, me ne servirebbero altre due, però mettiamo le unità pesanti. Le unità pesanti sono quelle fondamentali, quelle base, le prime da mettere quando si fa una battaglia di cui non si sa niente o quando si raggiunge una nuova era, bisogna puntare subito a mettere le unità pesanti. Poi mettiamo due unità leggere, poi mettiamo magari due unità d'artiglieria, le baliste, e poi facciamo uno e uno quelli rimasti, un arciere e un cavallo. Quindi qui ho tutte le unità, le tipologie di unità del ferro. Ok, vediamo un po' quali sono le differenze, prima da un punto di vista teorico di queste unità. Se io metto il mouse sopra un'unità, vedo le loro caratteristiche. Allora, questo è il guerriero a cavallo, unità veloce, questo già lo sapevamo, unità del ferro. Qui mi dà la potenza in attacco e la potenza in difesa. Vedete, 12 in attacco e 10 in difesa. Attacco e difesa sempre quando è un esercito attaccante, perché se io poi metto l'unità in difesa per difendere la mia città avrò dei valori diversi. Sono in verde questi valori perché sono aumentati rispetto allo standard, sono aumentati perché io, come si vede qui, qui sopra, ho un attacco aumentato del 30% e una difesa del 24%, e questo dipende sostanzialmente da Quisgrana e Zeus che vi ho fatto vedere che ho. Poi, oltre a questi due valori, quindi attacco 12, difesa 10, ho altri due valori che sono fondamentali, la portata e il movimento. Vedete, portata 1 e movimento 22. Quindi i cavalli hanno una portata bassa ma un movimento alto. Che significa? La portata è la distanza a cui possono attaccare. Portata 1 significa che attaccano soltanto i militari che stanno a una casellina da dove stanno loro. Movimento 22 significa che in una mossa però si muovono di 22 caselle, quindi i cavalli, pur dovendo attaccare da vicino, arrivano subito, quindi possono rapidamente attaccare un nemico lontano. E l'uso tipico è contro l'artiglieria. Contro l'artiglieria perché l'artiglieria è debole, ma sta lontana e colpisce da lontano. Sono unità a distanza e quindi bisogna raggiungerlo subito. Se io metto un'unità pesante come i legionari, ora che i legionari arrivano dall'artiglieria che sta in fondo al campo, l'artiglieria già li ha ammazzati tutti, invece il cavallo sarà debole, ma arriva subito e colpisce l'artiglieria che è debole a sua volta. Quindi vedete, il movimento è molto importante. Altri due punti interessanti, bonus attacco e bonus difesa. Vedete, bonus contro le unità a distanza, che sono in questo caso gli arcieri in sostanza. Quindi diciamo che la cavalleria è utile contro le unità che lavorano a distanza, sia le unità a distanza, gli arcieri, sia l'artiglieria, quindi tutte le unità che possono colpire da lontano perché arriva subito. In più, contro le unità a distanza ha proprio un bonus, quindi quando vedete arcieri o quando vedete artiglieria mettete i cavalli. Questo è un po' il senso. Veniamo invece ai legionari. I legionari ho detto l'unità pesante. L'unità pesante qui mi dice attacco 10 e difesa 16. Vedete, rispetto ai cavalli l'attacco è addirittura un pochino meno, però c'è una difesa molto grande, quindi un legionario, scusate, questo 10 e 16, sì, un legionario prima di ucciderlo ci vuole molto tempo, ci vuole un'unità forte per combatterlo e quindi ci mette tanto ad arrivare, però è forte. Quindi per esempio contro i cavalli va benissimo perché i cavalli arrivano subito, ma attaccano da vicino, quindi appena arrivano il legionario risponde. A me fa ridere perché spesso il cavallo, solo col fatto che arriva, attacca il legionario e già con la reazione è già morto, o comunque è fortemente indebolito. Quindi vedete, hanno una portata 1 anche loro, quindi anche loro attaccano soltanto nella casellina vicino, e un movimento 11, quando il cavallo aveva un movimento 22, quindi il legionario ci mette il doppio del tempo del cavallo ad arrivare. Hanno un attacco contro le unità leggere. E hanno una difesa non solo contro un galleggiare, ma anche tra le lande. Tra le lande che significa? Significa che quando noi stiamo nel campo militare, le lande sarebbe la campagna, il territorio, i terreni normali, hanno comunque un aumento in difesa, quindi sono oltre già una difesa alta perché hanno 16, basta che non li mettiamo nella foresta, nelle rocce, nelle colline, hanno comunque un ulteriore aumento di 4, quindi è come se qui avessimo una difesa 20 invece che 16, quindi insomma per ucciderli.
ci vuole, di fare attenzione a dove mettere, vedere il cavallo non aveva un posto in cui aveva un bonus, aveva soltanto l'attacco, il bonus contro l'unità a distanza. Invece il legionario ha anche il bonus oltre che contro unità leggere, il bonus difesa in base alla posizione, quando sta nelle larghe, nella coppa. Le unità leggere, vedi, attacco 12, difesa 11, quindi l'attacco, anzi, hanno anche qualcosa di più, però hanno una difesa più scarsa, 11 contro 16. Quindi come difesa sono appena meglio dei cavalieri. Quello che è interessante è che i soldati vanno abbastanza veloci perché hanno un movimento 16, vedete? Quasi quanto i cavalli. Infatti io spesso i cavalli non li uso proprio, io metto come base unità pesanti e leggere, unità pesanti perché sono resistenti e sono buone contro chi è veloce, contro unità a distanza, contro l'artiglieria. No, contro, no, contro l'artiglieria, scusate, contro i cavalli che arrivano subito. Invece le unità leggere si avvicinano e colpiscono loro, sì, i cavalli, cioè l'artiglieria e le unità a distanza. Quindi tutte e due insieme, le unità a distanza, pesanti e leggere, secondo me sono più che sufficienti. Si potrebbe anche evitare di mettere i cavalli, di mettere le baliste, di mettere le unità a distanza. In una battaglia di cui non so niente, metto quattro legionari e quattro soldati e insomma magari faccio il combattimento automatico e vado abbastanza bene. Ok, queste sono le unità leggere, hanno il bonus contro le unità veloci. E vedete il bonus difesa nei cespugli e nella foresta, ricordatevelo. Quindi nei cespugli 3, nella foresta ancora di più 4. Ok, vediamo gli arcieri, le unità a distanza. Gli arcieri hanno una difesa abbastanza bassa, 5. Hanno un attacco abbastanza buono, 13, una portata 5, quindi una portata molto più alta. Finora è la portata dell'uno e il primo che vediamo che ci ha portata più di uno. In più movimento 12, quindi fra portata e movimento arrivano a una distanza di 17, si spostano di 12 e attaccano fino a 5, mentre il cavallo aveva 22 più 1, quindi 23. Hanno il bonus attacco sulle rocce e il bonus attacco e difesa contro unità pesanti. Quindi contro unità pesanti gli arcieri vanno bene perché lo colpiscono da lontano prima che il legionario possa attaccarli. E hanno un bonus in più di 4 punti. Infine le baliste. Le baliste sono le tipiche unità d'artiglieria, sono unità d'artiglieria del ferro. Vedete, attacco e difesa bassissimi tutte e due. Però quello che è buono, portata 13, movimento 6. 13 e 6 fa 19, arrivano quasi al 22 dei cavalli. Il problema è che il cavallo si deve avvicinare perché è tutto movimento, mentre la balista colpisce da lontano, quindi col balista colpisce le unità pesanti prima che si avvicinino. Se noi mettiamo 8 legionari contro 8 baliste, è facile che finiamo la battaglia in modo che le baliste non hanno perso niente perché i legionari non hanno fatto in tempo ad arrivare, mentre i legionari sono tutti morti. Le baliste hanno un bonus sulle colline. Ok, abbiamo visto tutte le unità. Proviamo a partire con questa battaglia. Attacca. Potrei fare un combattimento automatico, allora potrei vederlo o non vederlo. Facciamo su attacca. Ok, vediamo chi sono le unità contrarie. Le unità contrarie abbiamo quindi tamburino, due tamburini militari e tre arcieri. Vabbè, noi abbiamo un po' di tutto. Vediamo che succede. Il primo a muoversi è il cavallo, vedete, vediamo questa cosa gialla. Se clicco qui mi dà tutte le possibilità, tutto quello che vedevamo prima, tutte le informazioni sull'unità, cioè se clicco, basta che ci metto il mouse. Invece se vado sopra il cavallo mi dice soltanto prateria, dove sto adesso. Vedete, se vado qui, no, adesso sono sulla prateria, però qui mi dice foresta, quindi insomma se, mi dice il tipo di territorio. Il bonus che dicevo prima. Ok, e abbiamo detto che comunque il cavallo ha movimento ma non ha portata, quindi dobbiamo necessariamente avvicinarci per colpire le altre unità, anche se appena avviciniamo loro ci colpiranno prima di noi. Qui ho delle unità leggere, abbiamo detto che le unità leggere stanno bene nella foresta, magari andiamo nella foresta, se evitando qui abbiamo, ecco, foresta, bonus 4, così ora che gli altri arrivano, aspettiamo che arrivino gli altri, intanto ci mettiamo in un posto dove siamo ben difesi. Lo stesso quest'altra unità leggera. Vedete, i tamburini già ci hanno quasi fatto fuori il cavallo, quindi per questo a me i cavalli non piacciono, perché devono avvicinarsi troppo. E allora preferisco sostituirli da un'unità leggera, che comunque si deve anche avvicinare, ci metterà un po' di più, ma è molto più potente. Qui abbiamo un arciere, mi servirebbero delle rocce vicine, non ne ho. Vediamo dove arrivano a colpire queste. Vedete, se io metto il mouse sopra questi militari, vedo sul monitor il punto in cui più scuro, il punto fino a dove arrivano. Quindi se io questo arciere lo metto qui, nessuno di questi riesce a colpirmi, quindi sto tranquillo.
Questo è un legionario, legionari dobbiamo andarli avanti più rapidamente possibile perché sono lenti e finché stanno dietro non ne facciamo niente. E infine ho le baliste, vedete con le baliste questi segni delle spade indicano che io già posso colpire queste unità militari. La balista abbiamo detto che è potente contro unità pesanti, qui unità pesanti mi sembra che non ce ne stanno. Abbiamo unità tamburini militari che non sono al massimo e gli arcieri. Prendiamo gli arcieri, che gli arcieri colpiscono da lontano e sono fastidiosi, quindi colpisco l'arciere, vedete? Con due colpi di balista, questo arciere l'ho fatto fuori prima che lui riuscisse a fare niente. I furfanti ne parleremo meglio un'altra volta. I furfanti è meglio lasciarli alla fine, perché i furfanti quando sono colpiti la prima volta non subiscono danno, ma si trasformano in unità di altro tipo in base alle unità presenti. Se io ho fatto fuori tutte le altre unità presenti, muoiono. Quindi se io riesco a far fuori gli altri prima che i furfanti si trasformano, i furfanti appena li colpisco muoiono e ho vinto la battaglia. Ok, qui perché quindi io potrei colpire soltanto i furfanti, ma non li colpisco, preferisco avvicinarmi, cerchiamo di andare a colpire rapidamente gli altri prima che i furfanti facciano la loro azione. Quindi mi avvicino. Qui ho sempre l'arciere, provo a colpire sempre adesso. Per esempio questo arciere non mi serve che sia vicino, che sarà colpito da tutti, mi serve però che stia sulle rocce. Quindi lo metto qui sulle rocce, che ho un bonus e attacco. Ok, qui devo avvicinare i legionari, vedete quante mosse sprecano. Quest'altro legionario posso colpire l'arciere e l'ho fatto fuori. Vedete, anche gli arcieri non sono un granché, perché comunque sono molto deboli. Appena si riesce a farli fuori, o avvicinandosi o con delle unità che colpiscono da lontano, l'artiglieria o le unità a distanza, l'abbiamo fatto. Ok, adesso sempre con la balista, colpiamo quest'altro arciere. Prima con due colpi l'ho fatto fuori, adesso no. Facciamo fuori questo arciere prima che arriva a far danno alle baliste. Le baliste sono debolissime, quindi dobbiamo impedire che si avvicinino unità nemiche. Ecco, vedete, me l'ha fatta subito fuori. Provo a uccidermi allontano e provo a farlo fuori. Non sono riuscito, probabilmente al prossimo colpo mi farà fuori lui. Probabilmente questa battaglia la perderemo. Proviamo ancora a uccidere questo arciere. E ancora non ce l'ho fatta. Quindi la balista è finita, è rimasto soltanto questo militare. E abbiamo subito la nostra prima sconfitta. Non è un problema, io ho messo delle unità soltanto per farvi vedere come utilizzarle, neanche sapevo com'era l'esercito nemico. E insomma, penso che questo video sia stato interessante proprio per vedere le varie tipologie di unità, per scoprirne le differenze e avere almeno un'idea di come utilizzarle. Nei prossimi video pensavo di fare invece dei video focalizzati sulle singole unità. Supponiamo che questa stessa battaglia l'avessimo fatta con 8 legionari o con 8 baliste, sarebbe andata in maniera completamente diversa. Avremmo perso lo stesso sicuramente, ma sarebbe andata in maniera diversa. E quindi fare una battaglia con unità tutte dello stesso tipo, secondo me, è molto istruttivo, molto educativo, perché ci si rende conto proprio delle caratteristiche di questa unità. Per oggi abbiamo finito, spero che vi sia interessata questo video. Ah, torniamo un attimo nel GVG. Adesso noi, se visualizziamo il settore, gli eserciti di prima non è cambiato niente perché non abbiamo fatto niente. E se mentre invece loro, a mano che ci attaccano, fanno morire il nostro esercito di assedio, dopodiché ne potremo mettere tranquillamente un altro. Ok, ciao a tutti, spero che vi sia interessato. Se siete interessati, iscrivetevi al canale. Alla prossima.